parola di baffo. Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto, guardate, vi ho portato un grande regalo, una sorpresa! Lascia lì che poi vi spiego! Oh! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa, però in questo momento di festa ci vuole un qualcosa di forte! Bene! Taglia capelli Termo Z, ecco qua! Non dico valore commerciale, costerebbe, costa 69.000, ma il taglia capelli Termo Z lo vediamo meglio, eccolo qua, elettrico, ci mancherebbe altro. Perché funziona? Perché l'avete richiesto? Perché è utile e pratico? Ve lo spiego. Voi togliete, avete tutte le misure per poter tagliare i capelli a spazzola, alti, meno alti, più bassi. Insomma, quanto costa andare da un parrucchiere e rade di capelli? C'è gente che ha una certa età, i bambini, è pratico, costa 35.000 un taglio di capelli e voi lo fate direttamente in casa, date la misura che volete, bene, 69.000, ma io adesso vi do nelle 99.000. Dal 69, dal 70.000 al 99 ci sono 28.000, cosa vi do? Vi do taglia capelli e 5 camicie. E 5 camicie, tra cui, fermati Aldo, soffermati su questa, tra cui due sono di flanella, cotone a larga immagine, 100%. La camicia di flanella costa comunque più spesso, la mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento, praticamente fa da cosa pesante con camicia, è una camicia in cotone 100% pesante invernale, la mettete col jeans, i pantaloni eleganti e comunque la pagate 40-50 mila. Bene, ce n'è una, viene Aldo Segni, e ce n'è un'altra verdone a quadrettone, ma oltre queste due, le due camicie in flanella, abbiamo la grigia tinturita, la vinaccia e quella bianca. Bene, la camicia tradizionale, allora vi ho detto 99.000, cari amici, sì, il taglia capelli dietro il Termo Z e 5 camicie. E allora, se le due camicie in flanella fuori pagate 40-50 mila, non voglio farvi conti, è già un qualcosa di importante, taglia capelli e 5 camicie a 99.000. Penso che sia la cosa importante, perché lavare una camicia costa 7-8 mila. Voi dite, Roberto, ci sono camicie che costano 80-90 mila, mi sembra più che giusto, ma ci sono camicie che costano 150. Allora la differenza dov'è? Cotone, non è una camicia con una grip che può costare 200 mila, ma santo è Dio, secondo voi è una umile camicia da 30-40 mila? Ma fate voi il prezzo, guardate che bella, è una e due in flanella che conta il doppio rispetto a quella normale. La camicia in vinaccia, guardate questa binarla con un paio di jeans, un paio di mattoni eleganti, l'azzurra e la camicia in flanella, riquadrare tutto, sono 5 e il taglia capelli. Bene, 99.000, ricordatevi, il taglia capelli dietro il Termo Z costa 69.000. E allora è già una cosa, con 100.000 io non vi chiedo mezzo milione, ma vi devo dare un approccio prezzo qualità, un rapporto prezzo qualità, ripeto, scusate, essenziale, importante, che faccia stare la moda, la cambiate il marito, la moglie, solo camicia unisex. Io mi avvicino a questo pacco e allora attenzione, ho tirato lungo il discorso perché vi do pochi minuti di tempo per avere ciò che avete visto, 99.000, e ciò che contiene questo pacco. Cosa mai può contenere se già violato 5 camicie e il taglia capelli Termo Z? Andiamo a prenderne il pacco e che cosa mai tiriamo fuori? Tiriamo fuori un giaccone, tiriamo fuori un giubbetto, guardate, in pelle, ecco, pelle, guardatelo, impellicciato all'interno, e questo ve lo do a larga regia nelle...